Salve carissimi amici YouTube, qui è Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi vi parlo del Topolino 3409, ve lo faccio vedere direttamente in cartaceo perché mi è arrivato prima in cartaceo e poi in digitale, quindi piacevole scoperta quando sono tornato a casa dal lavoro e me lo sono trovato nella buchetta delle lettere. Copertina sporcata, tra virgolette, da questo logo speciale Dante Alighieri, che ci può stare, è una cosa, un'iniziativa un po' particolare, quindi è giusto che l'abbiano inserito, e dal logo speciale per i 60 anni di Panini Comics. Quindi, subito dopo la sigla, parleremo delle storie contenute all'interno di questo volume. La storia di apertura è tratta dal ciclo di Papersera News ed è intitolata Zio Paperone in I Paperi non cambiano di Corrado Mastantuono. Corrado Mastantuono che mi ha riservato diverse sorprese, non tanto dal punto di vista visivo, è un autore che ormai conosciamo ed è sempre un bel vedere quando vediamo un po' le sue tavole, quanto per la storia, quanto per la trama che ci va un attimo a rappresentare all'interno di questa storia. Ritorna Roy Bretella, un vecchio compagno, un vecchio amico di Zio Paperone, già visto all'interno di questo ciclo di storie del Papersera News. Ciclo di storie che avevo tenuto un po' troppo sotto gamba a questo punto, visto che sembrano avere una sorta di continuity interna e effettivamente quel personaggio lì mi sono ricordato qualcosina andando avanti, ma ben poco. Quindi, ok, faccio mea culpa, non serve però saperne tutti i dettagli, perché le cose fondamentali da sapere ci vengono tutte quante narrate all'interno di questa storia stessa. A partire da questo preambolo ambientato nel Klondike, dove abbiamo uno Zio Paperone ancora giovane insieme a Roy Bretella, che si capisce che hanno un forte legame di amicizia, tanto che Zio Paperone si fida abbastanza di lui, tanto da fare certe determinate scelte. Scelte che però, lo vediamo proprio nell'incipit, in questo prologo, porteranno a capire a Zio Paperone che questo suo amico non è che sia poi particolarmente affidabile. Anzi, tutt'altro. Da qui anche il senso del titolo, i paperi non cambiano mai. E abbiamo quindi il ritorno di Roy Bretella, Zio Paperone che comunque vuole mantenere questo rapporto di amicizia, ma effettivamente capisce che non è facile stare con questa persona qui. È una storia quindi decisamente particolare e atipica nel panorama fumettistico Disney, non è una tematica che ci troviamo affrontata così spesso, anzi non la vediamo praticamente mai, trattata con una dolcezza davvero infinita, e il fatto che siamo nel Papersera non è assolutamente influente, anzi, sembra quasi più coprire dei momenti morti dove si volevano creare delle gag. L'elemento Papersera, in questo caso quindi l'indagine, l'inchiesta giornalistica che Paperino e Paperoga fanno, è un po' un modo per coprire momenti un pochettino più di tensione della storia, un pochettino più serrati, creando quindi quell'elemento di gag senza cui le storie Disney non si possono definire tali, a mio parere. E quello che ci siamo trovati davanti, quindi, è una buona storia, con un finale che mi ha sorpreso decisamente non poco, per essere una storia dalla quale mi aspettavo di più. E diciamo espedienti comici un po' fine a se stessi, per quanto tremendamente divertenti. Qui invece Corrado Mastantuono ci ha voluto far capire, svilupparci anche delle idee sul concetto di amicizia, elemento fondamentale all'interno del Topolino, a mio parere, ma che qui viene trattato in una maniera decisamente profonda e matura, più di quanto mi sarei aspettato. Prosegue poi la storia di Marco Nucci per i disegni di Ottavio Panaro, Topolino e l'ombra di Mister Vertigo. Si va a concludere questa nuova storia con Topolino che arriva ad indagare sulle impronte digitali rimaste sulla maschera di Mister Vertigo dopo aver visto il film che ritrae un po' tutta l'epopea di Topolino e Mister Vertigo all'interno del capitolo precedente. E non lo so, Marco Nucci non mi dispiace mai come scrittore, però
riesce a mettermi abbastanza hype diciamo, nel capitolo principale della storia, quanto riesce quasi ogni volta a farmelo scemare del tutto arrivato alla fine della storia. Perché effettivamente questo capitolo qui cosa ci voleva raccontare? Che forse la questione non è finita, che forse c'è ancora qualcosa dietro. Ok, d'accordo, però bisogna che io abbia qualcosa sotto mano. Qualcosa sotto mano forse alla fine ce l'abbiamo, perché al di là del cliffhanger che questa storia ha, perché questa storia ha un cliffhanger vero e proprio, un ulteriore elemento su cui bisognerebbe indagare è un altro, ci viene proposto proprio mentre viene analizzata la maschera di Mr. Vertigo, questa maschera che è stata toccata da diverse persone, non tutte identificabili. Quindi c'è sicuramente qualcosa dietro, probabilmente si potrebbe andare in quella direzione, magari è semplicemente una falsa pista che Nucci ha voluto imbastire all'interno di questa storia, però il tutto mi è sembrato, la risoluzione di questo capitolo qua mi è sembrato fin troppo inverosimile e troppo sopra le righe per quello che poi voleva essere. Non lo so. Non mi è piaciuta, anche se ho capito un po' qual era l'intento di Marco Nucci. Ancora una volta vuole parlarci dell'uso che facciamo dei social, dei mezzi di informazione e di come possiamo plagiarli e farci plagiare da questi a seconda del tipo di comunicazione che vogliamo inviare o vogliamo ricevere. E quindi di conseguenza al tipo di messe in scene che possiamo fare per... Sotto questo punto di vista, anche l'antagonista di questa storia in una qualche maniera è Mr. Vertigo, perché sta agendo in una maniera decisamente subdola e losca. Però, insomma, il tutto trova un po', secondo me, il tempo che trova. Non è una brutta esperienza, non è una brutta storia, però sembra un po' un'occasione sprecata. E se vi ricordate, settimana scorsa avevo parlato un po' della continuity interna, quella sottotrama è rimasta anche qui e trova anche lei un suo ulteriore svolgimento, per quanto molto pacato, molto blando, ma mi ha fatto piacere che quella che era apparentemente una citazione in realtà si è rivelato uno snodo di trama all'interno di questa storia. Si conclude Zio Paperone, Battista e i segreti del deposito di Alessandro Sisti per i disegni di Giuseppe Facciotto, storia in cui finalmente scopriamo cosa c'era dietro a tutto questo, finalmente vediamo i Bassotti di provare ad ultimare il colpo che stavano portando avanti nel corso dei capitoli precedenti grazie all'aiuto di Battista. Un Battista niente affatto inconsapevole, era una cosa che avevamo dedotto anche all'interno dei capitoli precedenti, per quanto non l'avessi espresso a video perché poteva essere un pochettino più spoilerino, qui siamo un po' alla fine, ci sta dirlo, anche perché chi ha letto i capitoli scorsi se ne era accorto fondamentalmente, non c'era troppo da girarci attorno. Una buona storia, avevo capito che questa storia qui voleva celebrare un po' il deposito. Sisti ci ha fatto vedere un po' alcune stanze, alcuni saloni, alcuni elementi di cui non avevamo mai sentito parlare, ma che fanno effettivamente ambient all'interno del deposito stesso. Una storia comunque con una scrittura solida, ben riuscita, non un capolavoro dell'autore, ma sicuramente degna di essere letta, con una narrazione decisamente fluida, interessante e che va ad approfondire un elemento narrativo, che è quello del deposito, che spesso e volentieri viene un po' trascurato, un po' tralasciato, di cui abbiamo visto magari versioni estetiche differenti, ma non ci siamo mai troppo soffermati su come sia composto l'interno del deposito. Sisti qui delinea un po' questi ambienti, vedremo se in futuro questi verranno utilizzati da altri autori o se rimarrà una storia un po' fine a se stessa. Storia celebrativa, quindi, per il deposito promossa, non penso che si potesse... Non credo che... Ecco...
è difficile fare una storia celebrativa su una struttura piuttosto che su un personaggio, anche perché la struttura di base non si può muovere, quindi fai più fatica effettivamente a creare un qualcosa attorno, ma quello che è stato creato è decisamente valido, interessante, con una buona dose di misteri che non fa mai male al suo interno. Chiude l'albo Miau, Cronache Feline, Il felino vendicatore di Roberto Gagnor per i disegni di Enrico Faccini. Sbaglio, questa serie non l'aveva iniziato Gagnor, ma l'aveva iniziato Giorgio Salati? È un dubbio che mi è venuto mentre la leggevo, perché comunque Salati so che ha fatto diverse cose con i gatti. Mi sembra strano che la paternità di questa serie sia ad opera di Gagnor, però magari mi sto confondendo io. In questa storia, nello specifico, abbiamo un Malachia che decide di studiare Paperino durante la notte. Scopre effettivamente che il nostro Paperino è Paperinic, e dopo che Paperinic ha perso per strada una borsa con diversi gadget, avrà a che fare con i bassotti. Quindi avremo un Malachia che, utilizzando i gadget di Paperinic, dovrà cercare di affrontare i bassotti. Questa è la storia nel suo insieme. Non vi dico come finisce, è tutto un pretesto per creare delle gag, molte delle quali molto, molto slapstick, molto cartunesche, molto divertenti. È una storia che mi ha fatto sorridere parecchio, mi è piaciuta e ha una componente visiva, che è quella di Faccini, comunque decisamente convincente. Diciamo che come riempitiva fa davvero molto bene il suo, l'ho trovata comunque decisamente interessante. Chiude l'albo non una storia nuova, ma una storia vecchia, ovvero sia Messer Papero e il Ghibellin Fuggiasco. Prima puntata della serie di Messer Papero ad opera di Guido Martina per i disegni di Giambattista Carpi. Primo episodio nel quale siamo trasportati in una Firenze di fine 200, inizio 300, non mi ricordo bene qual era il periodo storico, però cioè mi ricordo bene che era quel periodo storico lì, non mi ricordo se viene detto un anno esatto, comunque siamo sul finire del 1200, questo è poco ma sicuro, e abbiamo i nostri che hanno a che fare con una sorta di battaglia, ribellione tra Guelfi e Ghibellini, tra le fazioni politiche della Firenze dell'epoca. Avranno a che fare con Dante, ed è principalmente questo il motivo per cui questa storia è stata inserita all'interno di questo volume nello specifico, proprio per mostrarci il sommo poeta, che avrà a che fare con il nostro Paperino e Paperone del passato, con una serie di battute anche piuttosto riuscite, ma questa serie nello specifico l'ho trattata tutta quanta in un video uscito credo un mesetto fa, e l'avevo fatto perché sta per uscire, anzi credo che sia uscito in fumetteria questa settimana qui, un volume proprio dedicato a questo ciclo di storie, e volevo per l'appunto parlarvi, dirvi la mia del ciclo di storie, avendola letta e conoscendo la saga per l'appunto, per magari indirizzarvi o non indirizzarvi all'acquisto e alla lettura di quel volume nello specifico. Una serie interessante dal punto di vista di approfondimento storico, tutti i primi 6-7 capitoli sono molto aderenti alla storia, per quanto è una versione romanzata, parodizzata e disneyanizzata. L'ultimo capitolo diverge un pochettino, ma comunque serviva a chiudere un po' il ciclo. Una storia che si prende tutto il periodo di fine medioevo, inizio rinascimento, per raccontarci quella che era la parentesi toscana di quel periodo storico, quindi interessante sicuramente per tanti giovani lettori che stanno studiando magari storia, stanno studiando quel periodo storico, l'hanno appena studiato, e possono quindi ritrovarcisi con l'allegria che comunque i personaggi Disney trasmettono. Un volume che però esce in un'edizione decisamente deluxe, a costo di 25 euro, che quindi non mi sento di consigliare a quel prezzo, ma se riuscite a trovare edizioni precedenti ad un prezzo buono, perché no? Per quanto, se come credo gli editoriali presenti all'interno della nuova edizione sono simili a quello di Tesori Disney che ho avuto modo di analizzare,
Ecco, si tratta di un volume che comunque ha un bel apparato redazionale, molto completo, molto preciso, puntuale, su questo periodo storico, quindi non è solo un leggo la storia che fa riferimento ad eventi storici, ma è anche un approfondimento dietro, che sì, per uno storico sono bazzecole, cose di poco conto, per un lettore più giovane o per uno che non è così esperto di storia, sono comunque nozioni di approfondimento non banali e comunque ben contestualizzate, quindi valutate un attimino voi. Un Topolino quindi che faccio fatica a consigliarvi, perché da un lato ci sono due storie che sono al loro ultimo episodio e sono la parte maggiore di questo Topolino. C'è una storia finale che è il primo capitolo di una saga più lunga che non sarà proposta sul Topolino e che quindi può valer la pena solo, e che quindi mi fa dire, ok, la storia del Papersera vale da sola i 3 euro? Per quanto sia bella, ben sceneggiata, interessante, faccio fatica a dirvi che sia così. Chiaramente le cose cambiano radicalmente se avete preso i numeri precedenti, volete finire la storia di Battista, volete finire la storia del Deposito e Mister Vertigo, e a quel punto allora avete un Topolino che ha senso di essere, o se siete interessati alla saga di Messer Papero e non sapete se vi può piacere o meno. A questo punto 3 euro di investimento per il Papersera, la storia di Messer Papero e Cronache Feline, che comunque è stata molto divertente, può valerne la pena per darci un'occhiata. Dopodiché, se la storia di Messer Papero vi piace, vi convince, magari potreste pensare di acquistare l'edizione completa nella nuova edizione Panini o in una edizione precedente. Non so quanto siano facilmente reperibile, probabilmente nell'usato qualcosa si può trovare, o magari in una delle edizioni da libreria uscite per Giunti o per Disney Libri ai tempi. Credo che qualcosa si possa ancora trovare, però non ne sono convinto al 100% perché non ho verificato prima di fare questo video. Detto questo, il video si può concludere, vi ho dato tutte le mie impressioni, vi aspetto qui sotto nello spazio commenti per sentire le vostre. Avete preso questo numero, vi è piaciuto, non vi è piaciuto, condividete queste mie opinioni, non le condividete, discutiamone, parliamone nello spazio commenti. Da Francesco, dalla soffitta di camera mia, è davvero tutto e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale. Ciao!